Il libro scelto per questa bellissima giornata è Ada al contrario, scritto da Guia Risari, illustrato da Francesca Buonanno e con progetto grafico di Tommaso Monaldi, edito da 7-9 Edizioni. Ada fa tutto il contrario. Piange, parla, mangia, cammina, gioca e scrive alla rovescia. C'è chi la trova un po' strana, ma questo non le impedisce di essere felice. Una storia sull'importanza di essere se stessi e accettarsi in tutte le possibili varianti. In fondo, siamo mondi complessi con 100.000 facce. Quel che conta non è mostrarne sempre una, ma cercarle tutte. Fin da piccola, Ada aveva fatto le cose alla rovescia, non per cattiveria o per capriccio, semplicemente perché le veniva così. Da neonata, al posto di urlare, aveva strillato Dormiva di giorno e stava sveglia di notte. Il papà l'appoggiava nella culla e lei si sollevava. La sollevava e lei voleva sdraiarsi. Quando cominciò a parlare, fu anche peggio. Chiamava mamma il papà e papà la mamma. Il pavimento era il soffitto e il soffitto il pavimento. Spegnere per lei significava fare luce e accendere era ridurre ogni stanza al buio. I genitori non riuscivano a correggerla, anzi, le spiegavano una cosa e lei faceva l'opposto. A tavola masticava l'acqua e mandava giù il cibo intero, senza per questo aver problemi digestivi. Era sanissima. Disegnava bene, ma regolarmente fuori dal foglio, quindi la sua stanza diventò tutta colorata. Ada era una bambina sveglia e imparò subito ad allacciarsi le stringhe, anche se i nodi li faceva sulla punta delle scarpe. Insisteva a mettersi la sinistra a destra e la destra a sinistra. Anche così, però, correva come un grillo. Anzi, come un gambero, correva all'indietro e camminava, besino all'indietro, un passo dopo l'altro, sicuro come se avesse gli occhi nella nuca. Nessuno sapeva come facesse. Qualche difficoltà la ebbe a scuola, perché continuava a sedersi al posto del maestro. Questa è la mia cattedra, strillava Paonazzo lui. E Ada, impassibile, rispondeva: Non la sento, signor maestro, perché è diventato così pallido? Quando il maestro poi iniziava a spiegare, Ada tirava fuori dalla cartella le macchinine e le muoveva all'indietro, smontava i puzzle e staccava le figurine dagli albi. Tutti i compagni e le compagne la invidiavano. All'intervallo invece Ada restava in classe a fare i compiti e a studiare. Aveva un metodo tutto suo. Leggeva le parole al contrario e poi le metteva nell'ordine giusto, guardandole attraverso lo specchietto. Era un po' macchinoso, ma funzionava e le permetteva anche di scrivere con una bella calligrafia. I suoi genitori pensavano che Ada fosse un po' strana e la portarono da uno psicologo, il quale, dopo aver passato 3 ore con lei, uscì dallo studio con un gran sorriso. Ada è fatta al contrario, ma è felice così. I genitori tentarono ugualmente con un corso di ginnastica espressiva. Speravano che almeno imparasse a muoversi come gli altri. L'insegnante era piena di energia e molto furba. Le insegnò diversi modi di camminare, di lato, su un piede solo, sulle mani e anche al contrario, cioè col naso dritto davanti a sé. E come camminano i granchi, le lucertole, le scimmie e poi l'ultimo modo le spiegò.
e per far contenti i tuoi quando sono un po' triste. Ada uscì dalla palestra con aria trionfale, mostrò quel che sapeva fare i genitori e loro ne furono contenti. E loro facce erano tutte un sorriso. Perché piangete? Domandò lei. E loro risero ancor più allegri. Ada allora pensò di doverli consolare con una cosa buffa. Iniziò a camminare in avanti e il trucco funzionò. Da allora lo utilizzo ogni volta che li vedeva preoccupati. Per il resto continuò a fare le cose in modo suo. E si accorse che qualcuno di nascosto si metteva ad imitarla. Ada, al contrario, con immediatezza e senza filtri, ci parla di diversità, anzi di peculiarità. Perché le stranezze, a loro modo, possono essere delle qualità che hanno solo bisogno del giusto canale per essere veicolate e trovare la loro espressione. La diversità dovrebbe essere intesa come pluralità e non come difformità. E per questo dovrebbe essere riconosciuta ed accolta come ricchezza. Leggendo questo albo si sorride, si riflette e ci si sente chiamati in causa. Perché tutti ogni tanto ci sentiamo al contrario e vorremmo solo essere liberi di essere così.